Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, non so bene come iniziare questo video. Non era assolutamente programmato che io registrassi questa tipologia di video e il trucco che vedete l'ho fatto qualche ora fa, l'ho registrato per un altro motivo, ho provato una palette insieme a voi, ho fatto merenda, quindi diciamo che questo video proprio non era assolutamente programmato. Ho deciso di farlo perché sono un po' arrabbiata. Non faccio mai video polemica, in generale non faccio mai polemica, però questa volta voglio accendere la macchinetta e dirvi che cosa ne penso su certi argomenti. Trovo che si stia un po' superando il limite. Aspettate, ho detto non mi sono organizzata il discorso, quindi partiamo dal principio. Mi scrive poco tempo, poche, po pochi minuti fa, un ragazzo su Instagram che mi segue si chiama Nico Lush. Ti ringrazio per avermi mandato questo messaggio e mi fa: Giulia, hai visto che cosa sta succedendo nella beauty community italiana? Sinceramente, no, perché ve l'ho detto in tanti video, io non seguo YouTubers americani. Non dico oddio, non li seguite. Personalmente non li seguo, ovviamente ognuno è libero di fare e di seguire chi vuole. Quindi ho detto: dai, raccontami che cosa sta succedendo. Praticamente c'è questa ragazza che si chiama Nicole, non mi ricordo come, che è la vecchia Kiss and Makeup, cioè il suo canale prima si chiamava così, la seguivo tantissimi anni fa, poi ho smesso di seguirla. Praticamente ha fatto un video che si chiama, come intitolerò questo video perché voglio dire la mia su questo argomento, cioè, aspettate che lo trovo, My Unpopular Opinions. Praticamente di che cosa si tratta? Si tratta di un video in cui la persona che fa il video decide di esprimere le proprie opinioni riguardo al make-up in generale, cioè a cose che non vengono mai dette, o almeno cose che la persona non dice. Ora, io credo sia una cosa molto carina, cioè trovo sia una cosa buona condividere la propria opinione con le altre persone. Il problema è questo, è che non sono d'accordo nel modo in cui è stato fatto, cioè quando sei un personaggio pubblico devi anche prendere in considerazione il fatto che devi esprimere le tue opinioni in un certo modo, perché sei una persona che influenza, proprio per questo vieni chiamato influencer, sei una persona che influenza altre persone, grandi o piccole che possano essere. Soprattutto le persone piccole sono molto più influenzabili, significa che tu stai dando un esempio da seguire a queste persone e comportandoti in modo sbagliato, dicendo le cose in un certo modo, puoi influenzarli in modo sbagliato o incattivirli in un certo, riguardo un certo argomento. Se andate a vedere questo video, sicuramente l'avrete già visto perché ovviamente lei ha tipo 600.000 followers, ho visto qualcosa del genere. La cosa che mi ha dato molto molto fastidio è come ha deciso di improntare questo video. Molto spesso io vi dico: questo a me non piace, potete fare in questo modo, io faccio così, voi fate cosà. Non so neanche se mi sto spiegando bene. Il fatto è questo: è che lei ha fatto questo video, diciamo, un po' criticando in modo pesante le cose che a lei non piacciono nel mondo del make-up. Ora, del make-up. Non so come l'ho detto strano. Non so neanche come affrontare questo argomento per non sembrare troppo polemica. Non è assolutamente un video di attacco nei suoi confronti. No, è semplicemente una mia opinione riguardo a come in generale non mi piace le persone si stiano comportando e stiano pensando in un certo modo. Mi spiego meglio. Si è arrivati, ma secondo me c'è sempre stata questa opinione, che solo quello che facciamo noi è giusto, solo il modo in cui ci trucchiamo noi è giusto, solo il modo in cui ci vediamo noi è giusto. E secondo me è una cosa sbagliatissima, nel senso che la diversità è la cosa più bella che possa esistere a questo mondo. E andare a dire ad una persona che ti segue in modo anche non così tanto carino: a me fa schifo questo e quindi non dovete farlo, cioè, vi ripeto, non mi sto riferendo a lei, mi sto riferendo a tanti commenti che vengono fatti sotto i miei video, tante cose che vedo in giro. Bisognerebbe cercare di rispettare un pochino di più la persona che si ha davanti, famosa, non famosa, popolare, non popolare, che essa sia.
Ognuno sceglie di fare quello che vuole e ognuno è bello a modo suo. Se io decido di truccarmi come una drag queen, sono liberissima di farlo. Se io decido di andare in giro struccata, sono liberissima di farlo allo stesso modo. La cosa che mi dà fastidio è che c'è l'opinione generale che sia giusto solo fare certe cose, che sono quelle che piacciono a me. Quindi se a me piacciono, devono essere così anche per te. Secondo me non c'è cosa più sbagliata. E trasmettere questa cosa a persone che ti seguono, vi ripeto, se si decide di fare video su YouTube, se si decide di essere un personaggio pubblico, bisogna anche tenere conto che con quello che si dice vengono influenzate le persone che vi guardano. Quindi bisogna anche stare un attimino attenti a come ci si comporta. Nel senso che la ragazzetta che guarda il video e sente la persona che stima di più al mondo dire certe cose, quasi in automatico cercherà di pensare come lei, perché magari nel suo cervello questo è quello che può sembrare giusto. E in automatico portiamo le persone, invece che a capire che bisogna accettare chi sia davanti per come è fatto, per quello che è, anche se è diverso da noi, lo portiamo a pensare che è giusto solamente vedere le cose in un certo modo e tutti devono essere esattamente così e tutti quelli che sono al di fuori di questo canale fanno schifo. È una cosa che personalmente non sopporto e è una cosa. Sto sudando, ragazzi. E nel mondo del make-up, diciamo, sta diventando ancora più pesante questo discorso da quando anche i ragazzi hanno iniziato a fare video. Se ci pensate, tantissimi anni fa, quando è nato YouTube, erano soltanto donne che facevano video di make-up su YouTube. Finalmente questa cosa è stata superata. Ci sono anche uomini, ragazzi, maschi, chiamateli come volete, che amano il mondo del make-up e amano fare le stesse cose che faccio io, che fa un'altra ragazza. Quindi portare a pensare le persone che ti seguono che tutto ciò che è diverso da quello che vedi nei miei video è sbagliato, lo trovo davvero molto restrittivo come pensiero. Io sono dell'idea che la bellezza di una persona, la bellezza dell'essere umano è proprio nel guardarci, confrontarci, avere delle opinioni diverse, imparare qualcosa di nuovo da persone che sono diverse da te o semplicemente confrontarci nel dire: ok, grazie che me l'hai spiegato, sinceramente a me non interessa perché preferisco fare in questo modo. Ci sono sempre modi e modi di esprimersi su certi argomenti e di dire certe cose. Sto un po' cercando di aprire questo argomento su tutti i fronti, semplicemente cercando di dirvi che in questo video, in cui dovrei parlare delle mie personali opinioni del make-up, è molto diverso dal lamentarmi delle cose che non mi piacciono. Cioè, a me possono non piacere delle cose, ma è semplicemente una cosa mia personale. Ogni artista, perché chi si trucca, chi fa questo di mestiere, non è nient'altro che un artista. Noi dipingiamo il nostro viso come un pittore dipinge una tela, deve essere rispettato in quanto tale. Se io ho la pelle grassa e voglio mettere l'illuminante perché mi piace, voglio metterlo come palla da discoteca e uscire, andare a fare la spesa, anche se sono un ragazzo, io lo faccio perché mi piace e non devo sentirmi dire sempre da tutti nei commenti e anche da persone che fanno la stessa cosa mia di mestiere che stanno qui su YouTube che la cosa è sbagliata. Non esiste una cosa sbagliata, esiste semplicemente una cosa diversa da quello che fai tu. Penso che questo è quello che volevo dire con questo video. Quello che dobbiamo fare è cercare di dare dei consigli che magari possono essere utili a persone che guardano il video. Ma se ci fate caso nei miei video, io cerco sempre di dirvi: ragazzi, io metto l'illuminante qui, però se volete potete non metterlo. Ragazzi, io faccio questo, però se volete potete non farlo. A me i mascara colorati non piacciono. Se vi ricordate nel video Overanta che ho fatto tipo settimana scorsa, ve l'ho detto: a me i mascara colorati non piacciono. Se vi devo dare un consiglio, vi dico di evitarli, però come al solito siete liberi di fare quello che volete. Questo è esattamente quello che sarebbe bello secondo me che tutti pensassero: ok, posso avere delle opinioni, ma non significa che le mie opinioni sono giuste. Le mie opinioni sono mie. Le opinioni di un'altra persona sono diverse dalle mie, ma non significa che sono sbagliate. E sinceramente, vedere una persona che fa YouTube di mestiere e che sa quanto è brutto
ricevere dei commenti negativi che ti insultano per quello che fai e ti dicono quanto sei brutta perché fai una cosa che a loro non piace, fare la stessa e identica cosa in un video che poi guarderanno 100.000 persone, 200.000 persone, 600.000 persone, secondo me è davvero triste. Mi dispiace, so che questo video sembrerà una grandissima polemica, ma a me dispiace. Non so se sono più arrabbiata o dispiaciuta, perché siamo sempre nella stessa situazione, come un cane che si morde la coda. Non ci piace che le persone facciano o dicano qualcosa contro di noi, ma noi ci sentiamo in diritto di farlo verso gli altri. Questa è una cosa davvero bruttissima, secondo me, e spero tanto che. Non lo so, vedendo questo video possiate capire quali sono le mie opinioni e lasciatemi scritto che cosa ne pensate di questo argomento in un commento qui sotto perché sono davvero curiosa di capire se voi la vedete in modo diverso rispetto a me, se pensate che il tono, che le parole utilizzate nel suo video siano giuste, se pensate che una persona debba comunque essere libera di andare sotto il video di un'altra persona e insultarla anche se non la conosce o semplicemente perché, non lo so, così a pelle gli sta sul cavolo o semplicemente perché non gli piace l'ombretto verde e lei ha utilizzato l'ombretto verde, allora si sente in diritto di dirgli che è una grande s***a e non lo so, ragazzi. Scrivetemi quello che pensate qui sotto in un commentino. Io spero tanto che questo mondo in generale prima o poi diventerà qualcosa di meglio di quello che è adesso, perché sinceramente adesso, guardandomi in giro, mi sembra davvero brutto quello che vedo. Io cerco di circondarmi di persone che mi vogliono bene, di persone che non mi insultano per come sono, di persone che si mettono a ridere se faccio qualcosa che a loro non piace ma che è diverso da come la vedono loro, non che mi insultano o che mi prendono in giro. Penso che io ci sto riuscendo, però sarebbe carino se non lo so, tutti fossero così, nel senso che tutti pensassero che ognuno è libero di fare quello che vuole, di comportarsi come vuole, senza andare ad insultare sempre in modo gratuito le persone che trova così su internet o che vede per strada o qualsiasi cosa. Spero che questo video abbia un senso perché mi rendo conto di aver parlato di un argomento davvero ampio in modo anche dispersivo. Cioè andando prima da una parte, poi da un'altra, poi ritornando su quello che ho detto prima. Quindi spero davvero che questo video abbia un senso. Sono davvero triste. Sono davvero triste e schifata di, non lo so, di queste cose. Secondo me non c'è cosa più bella che fare un complimento ad una persona e farla sentire bene. Voi avete il potere di trasformare la giornata di di una persona nella giornata più bella e allegra della sua vita, semplicemente dicendogli: "Ehi, come stai bene oggi? Oggi sei davvero bella. Oggi quelle scarpe che porti mi piacciono tantissimo, dove le hai prese?" Facendogli un sorriso, non vi rendete conto del potere che abbiamo noi di trasformare in meglio o in peggio la giornata di una persona. Basta che gli dite: "Che schifo che fai oggi. Sarà la giornata più brutta della sua vita." Se invece gli fate un sorriso, gli fate un complimento, diventerà una bellissima giornata, o almeno partirà con il piede giusto. Questo è quello che penso io, ragazzi. Scrivete un commentino qui sotto con la vostra opinione e niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao, bellissimi!